Allora, torniamo eh, a back to basics e vediamo che cos'è la certificazione e quindi le definizioni e i principi di base che ci serve eh, fondamentalmente per capire come eh, nel regolamento EUTR si parla della certificazione. Quindi questa è una panoramica che servirà eh, poi anche per le prossime presentazioni. Eh, partendo dalle definizioni, la definizione di certificazione è un meccanismo per attestare Dopo una verifica indipendente e imparziale che un prodotto o un servizio soddisfi eh, determinate norme. In particolare, la certificazione eh, forestale è un processo volontario mediante il quale una parte terza indipendente, ancora una volta, tendo a sottolineare questo indipendente che è l'ente certificatore, valuta eh, la qualità della gestione forestale o della produzione di legname e di prodotti legnosi rispetto a una serie di requisiti, il nostro standard. Principi base, I principi di base della certificazione, eh, numero uno che eh, è un audit di terza parte, quindi c'è un ente di certificazione eh, che prima di tutto è accreditato, quindi è ehm, è approvato per condurre audit e questo ente, questo ente di certificazione è un ente indipendente quindi non ha eh, nessun interesse, nessun legame con le aziende e le, aziende, le organizzazioni che va a certificare in base a un protocollo specifico. Secondo punto gli ispettori sono qualificati. Quindi le audit sono svolte da ispettori da auditors che sono eh, indipendenti imparziali, quindi ancora una volta non c'è un conflitto di interesse e gli auditor sono eh, qualificati in base al sistema che vanno a esaminare, quindi sono esperti di gestione forestale o esperti di eh, filiere di catena di custodia. Lo standard, lo standard è questa, ehm, questa collezione diciamo così, di requisiti eh, specificati, ehm, che eh, sono quelli appunto seguiti e valutati durante le audit. E la certificazione è volontaria, quindi tipicamente è l'organizzazione, l'azienda che chiede di essere certificata, e eh, la maggior parte delle volte la certificazione è legata a richieste di tipo commerciale. Quindi vediamo il contenuto di un sistema di certificazione, questa è un po' l'introduzione delle prossime slide, quindi vediamo che cosa sono gli standard, i documenti complementari. Eh, brevemente tocchiamo il processo di certificazione e l'utilizzo dei loghi della comunicazione così come eh, il sistema di accreditamento in generale quindi per capire come eh, funziona la certificazione partiamo dagli standard eh, qui in questo eh, riquadro vediamo se riesco a in questo riquadro vediamo la definizione di ISO di uno standard, che è un documento redatto per consenso e approvato da un ente riconosciuto che fornisce per un uso comune e ripetuto la base appunto su cui si, base, su cui si, si basano diciamo così, eh, le audit e l'implementazione del, della certificazione. Quindi lo standard è il nostro insieme di requisiti che un'azienda deve soddisfare per essere certificata e, e si può applicare a diverse situazioni e a diverse eh, entità specifiche. Quindi eh, possiamo distinguere tra un'attività di gestione forestale verso un'attività di un'azienda in filiera, quindi trasformazione del legno. Eh, ci possono essere dei eh, contesti nazionali che influenzano eh, lo standard, così come... Eh, la tipologia dell'entità, eh, dell'entità quindi dell'azienda eh, che va a certificarsi cambia da un piccolo operatore a un gruppo un multisito e così via. Insieme agli standard parliamo e ci sono questi documenti eh, complementari, che è un sistema di eh, documenti di supporto, possono essere direttive, interpretazioni, linee guida, che servono appunto e facilitano l'attuazione del sistema e chiarificano anche l'attuazione del sistema di certificazione. Passiamo ora a vedere quali sono gli attori della certificazione per capire come funziona effettivamente la certificazione e parliamo. Partiamo dal, dal top di questo diagramma, dove abbiamo il proprietario del sistema, quindi è conosciuto anche come organismo di standardizzazione, è l'entità che è proprietario del sistema di certificazione e sviluppa l'insieme delle regole. Eh, come esempio, possiamo vedere FSC in questo caso, così come PEFC per quello che riguarda l'ambito forestale, e la ISO. Okay. Se scendiamo il nostro eh, diagramma vediamo, arriviamo all'ente d'accreditamento. L'ente d'accreditamento è, è colui che eh, accredita gli organismi di certificazione, che sono quelli che vediamo col passo successivo, e che quindi verifica come questi enti certificatori siano competenti a, eh, provvedere, ehm, a fornire il, il servizio di certificazione per aziende che lo chiedono. L'ente di, eh, no, di accreditamento sviluppa eh, problemi, programmi di accreditamento basati appunto sul sistema di certificazione in questione e controlla annualmente la performance dell'organismo di certificazione, quindi, controlla che l'organismo di l'ente certificatore sia ancora eh, in regola diciamo così, per garantire un processo di certificazione. Eh, nel caso di FSC, per fare un esempio, eh, l'ente di accreditamento è unico è, ed è ESI o ASI, con... per si eh, mentre per altri eh, schemi di certificazione ci possono essere diversi enti di accreditamento, in particolare per esempio vediamo Accredia che è l'ente italiano di accreditamento. Una nota è importante sottolineare come non necessariamente ci sia un ente d'accreditamento nel sistema di certificazione. Ci sono alcuni schemi di certificazione dove il proprietario di sistema è anche l'organismo di certificazione. Facciamo un esempio, per esempio, di Preferred by Nature del nostro legal source, così come OLB. Eh, e questo non significa che Ehm, non comporta necessariamente una debolezza del sistema perché il proprietario del sistema, che è anche l'ente certificatore, è esperto nell'area in cui va ad esercitare, quindi esperto nella gestione forestale o nelle, nelle audit di catena di custodia. Passiamo all'attore successivo che è l'ente certificatore, l'organismo di certificazione che valuta, una volta che è accreditato, quindi approvato, valuta il rispetto eh, delle regole, della norma, diciamo così, da parte, eh, da parte delle aziende che chiedono di essere eh, certificate e innanzitutto per fare questo definisce eh, il proprio sistema, quindi le procedure per conformarsi al, ai requisiti del sistema. Inoltre un ruolo importante dell'ente di certificazione è quello di formare e mantenere la competenza dei propri auditor. Si arriva infine alle organizzazioni e alle aziende che chiedono di essere certificate e che quindi devono mettere in piedi delle procedure e un sistema che sia conforme agli standard di certificazione. Sono le aziende che vengono, ehm, che vengono appunto, valutate durante le audit e le visite ispettive e eh, se la decisione di certificazione è positiva ottengono un certificato e quindi possono promuovere eh, i prodotti che vendono come certificati utilizzando i loghi o comunque inserendo dichiarazioni um, di certificazione nei, nei documenti di vendita. Ancora per capire il funzionamento della certificazione e in particolare guardare al, ehm, al sistema eh, di certificazione forestale che eh, siede un po' a metà tra una certificazione di sistema, laddove si va a vedere appunto sia come è gestita la foresta e sia come eh, i processi di produzione eh, seguono al, all'origine del, del legno per arrivare infine a una certificazione di prodotto, quindi a prodotti che sono idonei a essere dichiarati, certificati, eh, quindi possono portare i, i loghi corrispondenti al sistema di certificazione. E a questo punto, appunto, parliamo eh, dei loghi. I loghi sono eh, in un sistema di certificazione, vengono eh, utilizzati per identificare un prodotto che proviene da foreste certificate, e eh, quindi un prodotto che è certificato o che comunque è un input idoneo in produzioni successive. Ed è importante sottolineare anche come, eh, insieme all'utilizzo delle loghi, c'è anche un discorso di comunicazione e di trasparenza, quindi, certe informazioni eh, all'interno di un sistema di certificazione vengono rese pubbliche. Ehm, parliamo, per esempio, del database FSC o PEFC, dove si possono trovare i dati di aziende certificate e i campi, eh, campi di applicazione della loro certificazione. Detto questo, se eh, consideriamo eh, appunto diversi punti di attuazione del sistema di certificazione, ci sono norme specifiche. Con regole che sono applicabili agli enti certificatori e che determinano chi può essere un auditor o un ente di certificazione e come verrà la verifica sia degli auditor che degli enti di certificazione. Ci sono diversi tipi di audit, quindi ehm, il punto successivo è cosa succede durante i diversi tipi di audit e, e quali sono le eh, conseguenze delle non conformità secondo i requisiti delle norme, quindi la classificazione di non conformità e come ehm, queste determinano un, un, un impatto nel sistema di certificazione e che ci sia come parte del sistema un processo decisionale per rilasciare certificati. Altre disposizioni istituzionali è, mh, toccano sia un livello generale di trasparenza, quindi eh, standard procedure proprietà del sistema, eccetera, eccetera. Chi sono le parti interessate e chi sono i portatori di interesse e come possono interagire all'interno del sistema di certificazione. Un'altra un disposizione è che ci siano meccanismi per gestire eventuali reclami e che ci siano procedure di imparzialità per evitare conflitti di interesse. Ora vediamo tipicamente un processo di certificazione. Che nell'ambito forestale ha un ciclo di 5 anni, partendo dal eh, firmare il contratto con l'ente di certificazione con cui si vuole lavorare da parte di un'azienda che vuole certificarsi. Ci può essere un, una pre-audit, un pre-assessment, che è fondamentalmente un processo di gap analysis per vedere se l'azienda è pronta per essere certificata, ed è un processo opzionale, eh, dopodiché una volta che il contratto è firmato si parte nell'ambito della ehm, certificazione di gestione forestale con una consultazione delle parti interessate, quindi dei portatori di in interesse, per arrivare all'audit iniziale, quindi all'assessment. Eh, durante l'assessment o a conclusione dell'assessment si arriva a una decisione di certificazione. Eh, se la decisione è sfortunatamente negativa significa che sono state trovate delle non conformità rispetto allo standard e quindi c'è bisogno di eh, mettere in piedi da parte dell'azienda delle azioni correttive. Ci saranno delle, delle audit complementari per verificare l'efficacia delle azioni correttive e a un certo punto si spera arrivare a una decisione di certificazione positiva dopo tale decisione viene rilasciato il certificato e si parte con questo ciclo di 5 anni dove a ogni anno verrà ripetuto un processo di audit al termine dei 5 anni c'è il reassessment e quindi il rinnovo del certificato e si riparte con il nostro ciclo di 5 anni quindi questo, questa breve introduzione diciamo così è per capire eh, il funzionamento della certificazione per tenere eh, bene a mente chi sono ehm, gli attori e come funziona il sistema e tenere presente che ci sono delle differenze riscontrabili nei diversi sistemi di certificazione. Detto questo, direi che eh, potrei passare la parola al prossimo relatore che si addentra di più nella, nella, nella tematica di quello che è la certificazione rispetto alle UTR quindi vi ringrazio grazie grazie mille uh, riprendo la mano